Benvenute e benvenuti a Film Madrid in bocca al lupo, il podcast di riproduzione assistita di Film Madrid. Sono il dottor Gómez Palomares, ginecologo Film Madrid, l'unico centro della penisola iberica, diretto per una ginecologa italiana, la dottoressa Ricciarelli. E parliamo oggi di una presentazione di una keynote che ho visto al 33 congresso annuale, riunione annuale della ESRE, della Società Europea della Medicina della Riproduzione, ESRE, European Society for Human Reproduction. Questo studio è un studio di una investigatora, penso che era americana, di Boston IVF, un centro molto conosciuto agli Stati Uniti e al mondo, dove ci sono tanti ginecologi che vanno là per vedere come va tutto, come si fa per prendere un po' di più tutto. E questo studio diceva una cosa che mi ha impattato abbastanza, Diceva che hanno fatto un studio dipendendo dal medico che aveva questa paziente, la probabilità di smettere il trattamento, di non fare più trattamenti perché lo stress è troppo grande, era dal 9 al 40% di opzione di non fare più trattamenti, ok? Così, la relazione, come si fa questa relazione medico-paziente, questa comunicazione tra il medico e la paziente è importantissima, perché molte volte io mi sento come un coach, ok? Sappiamo che questa donna lo può conseguire, ok? Facciamo il primo tentativo, non riusciamo la gravidanza, ma dopo continuiamo. Facciamo il transfer, no, ma vediamo che c'è qualche questo cosa a migliorare, l'altra. Ma moltissime volte sappiamo che la gravidanza arriverà, ok? Così molte volte, la scorsa settimana una donna ha detto per email della dottoressa Manzanares, che è una mia collega, ha detto: ricorderei sempre le parole della dottoressa Manzanares, ok? Perché questa donna aveva soltanto due follicoli, due ovociti, ok? La dottoressa le diceva: ma avanti, sono soltanto due, ma abbiamo di provarlo, perché può essere che uno di quelli due è il buono ovocito. Così la signora ha detto avanti, la signora ha fatto la microiniezione, ha fatto il transfer, è finalmente incinta, ok? Dopo aver fatto già due primi tentativi. Così questa è molto, per me, molto importantissimo, dal 9 al 40% è la possibilità di smettere il trattamento per sempre, o almeno di non continuare immediatamente, ok? È molto molto importantissimo questa relazione dal medico e la paziente. Questo è stato motivo di una comunicazione, di una come si dice, di una keynote, una presentazione, di un colloquio, di una psicologa americana a Ginevra, alla Svizzera. È stato questo luglio il 33 congresso nazionale della ESRE, della Società Europea. Così, questo era un colloquio dei psicologi, ma molte volte si apprende tanto con quelli colleghi. La mia riflessione è che molte volte, no, la maggioria delle volte non è un problema di mettersi l'iniezione, le punture, l'estomaco, la stimolazione, il transfer, la pick up, la puntura ovarica, la sedazione. Moltissime volte è più lo stress psicologico, no? Più peggiore che si porta è lo stress psicologico. Così i professionali abbiamo di essere là per aiutare a queste pazienti a non rendire, continuare, non smettere combattere la infertilità, la disfunzione riproduttiva, ok? È facile da dire, lo so, è molto difficile quando è in un processo di quelli che lo stress psicologico è tantissimo. Niente, quello è una delle cose che abbiamo visto a Svizzera, a Ginevra, e voleva contarlo a lei, a voi. E come no, un saluto come sempre. Sì, per favore, ringrazio un commentario sull'iTunes, ok? L'Apple Store, sull'iPhone si prende
si può andare, è meglio andare all'applicazione podcast, cerchi per favore, si cerca FIV Madrid tutto insieme, FIV Madrid, FIV Madrid, e quando si vede questo di FIV Madrid in bocca al lupo si può mettere una impressione di questo programma, ok? Per favore, un saluto di cuore, grazie per essere là e fino al prossimo programma. Ciao ciao! Persiguiendo otros motivos que se me olvidan a medida que vivo contigo. Y voy a ver si estoy dormido y voy a sonreír disimulando mis quejidos provocados por tu boca cerca de mí, cerca de mí. Paso contigo toda una vida. Tartamudeo cada vez que me miras. Una vida que sería mía, la que es toda, toda, toda tuya, toda tuya. Juegas conmigo sabiendo que yo te sigo, aunque no me dominas. Haces una ruina conmigo y voy a ver si estoy dormido y voy a sonreír disimulando mis quejidos provocados por ti.